Eccoci qua, buonasera a tutti, la puntata di Soluzioni No Stress. Ciao a tutti, con noi qui c'è Diana, Nesin, Loredana Andrello e Fabio Salvi. Buonasera. Buonasera, tutti saluti adesso, Buonasera a tutti. buonasera, buonasera. E oggi partiamo da una bellissima puntata che ci sta molto a cuore, quello di ripartire in azienda dalle risorse umane. Parleremo di evoluzione, fioritura e felicità al lavoro. Allora, direi che Diana lancia le presentazioni, vai con la tua presentazione. Sì, buonasera a tutti, io sono Diana Nessin, sono fondatrice dell'azienda Lavoro Felice, dove mi occupo del benessere e della felicità delle persone al lavoro. Insieme con Franci ho ricevuto la certificazione come Chief Happiness Officer, insieme anche a Loredana, la nostra collega. Sono molto contenta di fare questa quinta puntata delle soluzioni no stress. E oggi parleremo appunto di questi temi molto interessanti insieme con i nostri ospiti. Passo parola a Franci che si presenta. Assolutamente sì, io sono Francesca La Rocca, sono una Happiness Ambassador e Chief Happiness Officer, lavoro in una grande azienda multinazionale e mi occupo di felicità e benessere aziendale. Lanciamo la palla a Loredana. Sì, buonasera a tutti, sono Loredana Andrello, anch'io sono una Chief Happiness Officer, cosa di cui vado molto fiera, e lavoro in Go Student come HR Manager. Fabio, ora lanciamo a te Ecco questa qua, dulcis palla. in fundo, come si dice, in fondo non ci piove, poi sul dulcis ci lavoriamo. Io appunto sono Fabio Salvi, sono responsabile delle risorse umane di Flixbus per l'Italia, la Spagna, il Portogallo, ci vuole una puntata intera, la Croazia e la Romania e la Serbia, qui, quindi. E l'happiness non ho ancora nella title, ma ci lavoreremo anche su questo. Senz'altro, Ottimo. insomma, international, qui abbiamo un HR international. Solo gioie. Allora, siamo pronti, come in ogni nostra puntata, noi vi faremo vedere una presentazione che adesso attiveremo. E in questa presentazione io e Diana vi illustreremo un po' di statistiche, di concetti, definizioni, dopodiché passeremo alle domande e a uno spazio di una tavola rotonda con i nostri ospiti, i nostri special guest. Esatto, abbiamo preparato un po' di domande. Iniziamo subito con piccoli dati che abbiamo raccolto dalle ricerche svolte recentemente. Innanzitutto, benvenuti nella nostra quinta puntata, si chiama Vita Nova, ripartire in azienda dalle risorse umane, evoluzione, fioritura e felicità. Partiamo subito con la prima ricerca di Ipsos nel 2021 svolta, che è un lavoro di valore e la più grande fonte di felicità per il 43% dei lavoratori italiani. Questo è un bellissimo risultato che conferma che le persone adesso vorrebbero avere un lavoro significativo, un lavoro motivante, un lavoro al di là di solo uno stipendio o un lavoro per guadagnare. Per un lavoro di valore intendiamo sentirsi al posto giusto, con una connessione sociale piacevole, avere un clima piacevole al lavoro e sapere di perseguire uno scopo importante, avere al lavoro qualcosa di importante che si rende una persona motivata e che arriva al lavoro e sa che sta facendo qualcosa molto importante e qualcosa molto significativo, non solo per l'azienda, ma può essere anche per la società, per i clienti, anche per i suoi colleghi. Questa era la parte dell'evoluzione. Passo la parola a Franci che parlerà della fioritura delle persone. Sì, allora, essere nel posto giusto e perseguire uno scopo importante. Questi sono degli elementi
alla base di un processo di fioritura. Ma che cosa intendiamo un po' come processo di fioritura? In passato per noi la felicità al lavoro era percepire un buono stipendio, dei benefit, regali aziendali, ma questo oggi non basta per aumentare l'affezione e quel senso di appartenenza verso un'organizzazione. Oggi si va alla ricerca del senso, cioè verso una direzione dove in questa direzione ci permette di esprimere tutta la nostra essenza e tutto il nostro potenziale. E si presuppone che per fare questo ci sia una grande consapevolezza di chi siamo e di che cosa è importante per noi, inteso proprio come termini di valori, e di che cosa noi abbiamo bisogno per essere felici e per entrare in uno stato di benessere, quindi quelli che sono i desideri e i bisogni, appunto. Ma ce lo insegnano due grandi luminari della psicologia, uno di questi è Maslow, che è il padre della psicologia umanistica. Lui afferma appunto che l'essere umano possiede una spinta intrinseca all'autorealizzazione, ma negli ultimi studi più recenti ce lo spiega Martin Seligman, che è il fondatore della psicologia positiva. Quanto è veramente importante, lui ce lo afferma in tutti i modi, quanto sia importante quello della ricerca di esprimere le proprie passioni, no? Quello di esprimere se stessi, quello di creare intorno a noi delle relazioni di valore. Quanto sia importante essere coinvolti in tutto ciò che noi facciamo. Ma soprattutto ritorniamo a quel avere uno scopo superiore che ci permette di avere un impatto positivo, di essere produttivi e raccogliere anche dei risultati concreti. Questo è essere in un processo di fioritura. Oh, parliamo di organizzazioni positive, di fioritura, di evoluzione. Beh, non potevamo non citare Adriano Olivetti, un illuminato che sognava una fabbrica a portata d'uomo, no? Quindi una delle frasi celebri è: la fabbrica è per l'uomo, non l'uomo per la fabbrica. Lui è un grande ingegnere, imprenditore che ha un po' stravolto, diciamo, quelli che erano i paradigmi della fabbrica che ha ereditato da suo padre, portando una ventata di modernità, ed è stato sempre molto attento a mettere al centro le persone, cioè quindi quella fioritura delle persone, farle sentire bene in un clima decisamente sereno. Quindi ha cercato sempre di quell'attenzione, quell'equilibrio tra la ricchezza, la cultura, i servizi e la democrazia. Quindi una fabbrica che non può guardare solo all'indice dei profitti, ma che mette al centro proprio le persone. Esatto, brava Franci, un ottimo esempio di Olivetti. C'è anche un film molto interessante, che racconta della sua vita, anche come ha aperto, poi come ha avuto, che problemi ha avuto. È un film molto carino, documentale. E tra l'altro lui ha portato proprio una, ripeto, una ventata di modernità, ha creato degli spazi in ufficio, nel lavoro, nell'azienda, dove hanno creato un'aula, una sala proprio dedicata alle biblioteche, alle mostre, ai dibattiti. Lui ci teneva molto a questo aspetto, diciamo, di organizzazione positiva, no? Quello che noi oggi chiamiamo di organizzazioni positive, lui lo aveva proprio nel sangue. Certo. Tanti adesso chiedono: ma perché parlare della fioritura, della felicità? Adesso abbiamo sotto mano tantissime ricerche, tantissimi articoli, studi Gallup, Forbes, HBR, ma perché persone felici, felicità, lavoro è così importante? E finalmente abbiamo anche dati che le persone felici a lavoro sono al 31% più produttive, vendono al 37% di più,
L'impatto sulla retention arriva al 44% e sono più innovative e più creative al 300% delle persone, diciamo, meno felici o infelici. Quindi questi dati confermano che felicità può portare ottimi risultati sia per l'organizzazione, sia anche per le persone, per i colleghi, per i clienti, anche per la società in genere. Oh, Diana, la nostra slide. La nostra slide preferita è quella di dare alla fine di ogni nostra piccola presentazione delle soluzioni in no stress, vero Diana? Esatto, questa è la slide, diciamo, che ci persegue in tutte le puntate. Vogliamo sempre dare qualche piccolo spunto, piccolo consiglietto, qualcosa da qui, da quale possiamo iniziare già da subito, diciamo. Piccoli consigli. Piccoli consigli. Uno di questi è sicuramente far evolvere le persone, metterle al centro e curare questa fioritura, sicuramente creare, come vi avevo detto prima, delle relazioni di valore, quindi il supporto e amicizia, quindi il supporto relazionale e creare anche un clima sereno con colleghi, perché no, anche di amicizia. Questo sicuramente aiuta moltissimo. Esatto, su amicizia infatti c'era anche una ricerca di Rutgers University svolta qualche anno fa, dove ovviamente la domanda era: ma esiste amicizia sul luogo di lavoro o un'amicizia, diciamo, davvero che non è proprio sincera, non è proprio che scegliamo noi, i nostri colleghi? Però questa ricerca conferma che le persone che trovano almeno un amico, un'amica, collega a lavoro sono più, cresce la loro motivazione, si lavora con minore stress e le persone sono più efficaci, più motivati, effettivamente si lavora meglio, sono anche più produttive. Quindi sì, chi ha amico o amica lavoro è davvero una fortuna. Un'altra soluzione, possiamo dire energia dell'amore, è un'energia che abbiamo dentro, se mettiamoci il nostro impegno, nostra volontà, nostra voglia di lavorare, sicuramente possiamo portare maggior risultato al lavoro, essere anche più empatici con i nostri colleghi, essere sempre più disponibili. Assolutamente. Un'altra è quella dell'energia della gratitudine, no? Quanto è importante portare la gratitudine anche tra i nostri collaboratori, clienti, colleghi, cioè essere grati non solo del lavoro che uno fa, ma sicuramente quando ci troviamo in ufficio non dobbiamo dare nulla per scontato. Se un collega ci aiuta, ci dà un supporto, sicuramente quel grazie sentito dal profondo del cuore aiuta tantissimo, aiuta tantissimo a creare un'energia sicuramente positiva. Certo, uno delle soluzioni non stress è anche praticare la felicità in modo quotidiano. Ognuno ha delle sue pratiche, qualcuno piace meditare, qualcuno piace uscire a fare la passeggiata, qualcuno piace parlare con un collega al lavoro. Le pratiche quotidiane della felicità ovviamente sono molto importanti per essere, per stare meglio al lavoro e per essere più felici. Assolutamente. L'altro è l'umiltà e la gentilezza. Questo io mi piace tantissimo, soprattutto la comunicazione gentile. Tra l'altro in azienda ho anche tenuto un corso su questo, quanto sia fondamentale curare tutti gli aspetti di una comunicazione non violenta per creare quelle sinergie, per entrare proprio in connessione con gli altri. È importantissimo mettersi in ascolto, soprattutto. E è un ascolto empatico, okay? Attraverso il cuore, non, senza giudizio, ed è veramente importante. L'umiltà è sempre porsi con un animo un pochino umile, no? senza troppe pretese o comunque essere arroganti. Questo non aiuta per creare un ambiente decisamente positivo. È vero, sulla comunicazione non violenta c'è anche un libro, ci sono anche dei
dei puntati su YouTube molto belli, anche su TED Talks, eccetera. E diciamo che qui la nostra presentazione finisce, e i nostri piccoli dati, la ricerca e dei piccoli consigli, e vogliamo partire con la nostra tavola rotonda, con i nostri ospiti Fabio e Loredana. Se qualcuno di voi ha una domanda, abbiamo una chat, potete scriverla, poi sì, la facciamo presente ai nostri ospiti. E quindi, con grande piacere, faccio subito la prima domanda a Fabio e Loredana. Penso che partiamo con Loredana. Tolgo condivisione dello schermo, va bene, Franci? Sì, va bene. Allora, la prima domanda per voi è: che cosa fate voi come direttori delle risorse umane dentro la vostra azienda per aumentare la felicità delle vostre persone e il loro livello di benessere? Allora, devo dire, come vi ho già raccontato, come già sapete, Francesca e Diana, ovviamente adesso la racconta tutti, GoStudent è una realtà già veramente ben predisposta verso queste pratiche della felicità. Quando sono arrivata in aprile, devo dire che avevo già trovato un terreno ben fertile. Ovviamente abbiamo costruito poi quella che è stata GoStudent Italia, quindi da zero. Ora siamo una settantina, anzi quasi 80, entro l'anno arriveremo a 100. Quello che stiamo cercando di fare per far fiorire le persone, sicuramente farle crescere dall'interno. Le persone crescono molto in fretta da noi, per cui tendenzialmente non prendiamo, per esempio, team leader dall'esterno, ma cerchiamo di far crescere le nostre risorse. Credo che sia fondamentale per rendere le persone coinvolte, partecipi e motivate, e felici ovviamente di fare quello che facciamo. E poi è un'azienda davvero che punta molto sul coinvolgimento delle persone, lo fa in tanti modi, è un'azienda veramente molto trasparente, quindi ecco, direi questo. Grazie Adriana, vediamo adesso il valore aggiunto che ci può dare la risposta di Fabio. Salve. Sì, no, appunto Flixbus è un'azienda giovane, per dare un po' un elemento di contesto, come raccontava Loredana, sono di GoStudent, è un'azienda che è in Italia da 6 anni, quindi diciamo ancora alle elementari, e nonostante questo ha avuto poi un grosso successo dal punto di vista commerciale, della crescita, dei fatturati, non solo. Ciò nonostante, come dire, è un'azienda anagraficamente molto giovane, l'età media sarà quella di 32-33 anni, e quindi questo è un elemento da considerare all'interno appunto delle pratiche che si vogliono utilizzare per poi permettere alle persone di esprimere al meglio quello che è il loro potenziale. Quindi per noi il tema diventa quello di non esplicitare la ricerca, come dire, della felicità, ma considerando anche la età anagrafica delle persone, di lavorare su quello che è uno dei presupposti della felicità, che secondo me è la consapevolezza. Quindi in questi anni abbiamo cercato di non limitare quello che è la crescita personale delle persone, perché se vogliamo appunto seguire lo slogan vituperato persona al centro, dobbiamo portare la persona all'interno dell'organizzazione, e questo non è proprio una commodity, nel senso che fin quando c'era dipendente significa che il dipendente era gestibile, non aveva emozioni, non aveva i suoi problemi, doveva tenersi di fuori, aveva la sua divisa, e quindi era diciamo il suo compito era quella di portare una sorta di rappresentazione di sé. Se porti la persona, ci sono anche i suoi problemi, ci sono anche i suoi limiti, ci sono tutte quelle che una parte di potenziale, ma anche di pericolo alla persona. Quindi lavorare sulla consapevolezza significa fornire poi degli strumenti di crescita. Negli anni sono stati diversi, siamo partiti da esperimenti con mindfulness, siamo passati al counseling per poi andare al coaching, quindi introdurre questo tema poi del benessere psichico e della consapevolezza anche all'interno dell'azienda come luogo in cui si può parlare di queste tematiche ed è necessario parlare, ma non solo, negli interventi che sono formativi non ci limitiamo a quelle che sono le soft
le hard skill della nostra organizzazione, ma pensiamo che sia più utile continuare a proporre argomenti diversi. Abbiamo proposto un plot che si chiama Conversazioni, nel quale ogni due settimane cerchiamo di portare un ospite esterno che non parli per forza di temi business, anzi meglio che ne parli proprio. Quindi abbiamo avuto nel tempo Franco Arminio, il poeta, abbiamo avuto un professoressa della Sapienza che parlavano di Beckett, ieri abbiamo avuto un ragazzo che ci ha parlato della sua esperienza di volontariato digitale. Questo per aprire la testa alle persone, questo per proporgli delle visioni diverse che non siano meramente di business. E quindi questo è il tema, secondo me, fondamentale. La consapevolezza che diventa il fondamento con il quale si può anche raggiungere la felicità, che resta comunque una responsabilità individuale. Ottimo, bellissimo questi incontri che fate con persone esterne che parlano, no, di tematiche non di business finalmente, ma che possono veramente dare degli strumenti validi per crescere. Quindi non soltanto quello che fate voi in azienda, ma anche con il supporto esterno qualificato. Veramente interessante. Allora, la sostenibilità, un'altra domanda, la sostenibilità delle persone, questa fioritura che abbiamo appena citato, metterle al centro, il people first che è tanto sentito, non deve essere una velleità ma una prerogativa sostenibile nelle aziende. E abbiamo visto i vostri interventi con le vostre società che fanno tantissime cose, ma ora l'interesse che l'attenzione la vorremmo porre su come si fa poi a mantenere viva quella scintilla, quell'entusiasmo delle persone all'interno dell'azienda, perché ultimamente si stanno sentendo tante informazioni di tanti giovani che stanno abbandonando le aziende. Questo è un grande peccato, è una grande perdita. Loredana. Sì, sicuramente è una tematica molto importante. Anche da noi l'età media va dai 25 ai 30 anni, quindi comunque parliamo anche in questo caso di giovani. Quello che facciamo noi, allora, sono sicuramente diverse azioni. Sicuramente il board a livello globale pone molta attenzione nella comunicazione e nella trasparenza. Ovvero, per esempio, ogni due settimane facciamo dei meetings tenuti da loro direttamente, dove raccontano le novità delle ultime due settimane. Quindi comunicazione su dove sta andando l'azienda, le novità e tutto quello che succede. In più, durante questi meeting, una cosa che trovo veramente molto bella è il momento dei kudos, ovvero dei ringraziamenti e dei complimenti verso quelle persone che rispecchiano alcuni dei nostri fundamentals, noi ne abbiamo 5, quindi che li rispecchiano e che si sono evidenziate per determinate ragioni. Questo secondo me è molto bello perché comunque fa sentire le persone importanti e fa sentire loro che quello che stanno facendo comunque viene apprezzato dall'azienda. E poi c'è anche un momento carino dove mostriamo i video dei nuovi arrivati, quindi insomma è comunque un modo per accogliere e dare il benvenuto a tutte le nuove persone. Tenete conto che ogni settimana entrano circa 50-70 persone nuove in tutta GoStudent. E poi vorrei anche aggiungere che un'altra cosa che secondo me mantiene viva la scintilla da noi è proprio la celebrazione dei successi, ovvero questo un po' si ricollega con quello che hai appena detto, ma questa cosa non avviene soltanto a livello globale ma avviene anche a livello di country. Per esempio noi in Italia amiamo davvero supportarci e celebrare i successi che avvengono per ciascuno di noi. Se una persona nuova chiude, diciamo, per la prima volta una nuova vendita, oppure se i ragazzi del team di Customer Success riescono comunque a mantenere alto il livello di gradimento dei clienti, celebriamo questa cosa, quindi ci supportiamo, facciamo festa, siamo anche fin troppo rumorosi, a dire la verità, però ecco, ci piace veramente farlo in maniera molto calorosa.
E tra l'altro poi questa cosa ci torna indietro, come stavate dicendo anche voi, dai clienti, nel senso che spesso riceviamo ringraziamenti dagli studenti, dalle famiglie per quello che facciamo, e questo è anche quello che mantiene viva la scintilla. Quindi il sentire di fare qualcosa che aiuta le persone, che fa bene alle persone, e sentirsi parte di un grande progetto che sta veramente letteralmente decollando. Che bello, Loredana, ma questa cosa con le feste, scusa se ti posso chiedere, ma come la fate anche con il Covid? Cioè, i vostri colleghi comunque sono sempre in ufficio a Milano, come riesci a raggrupparli tutti? No, noi abbiamo una grande terrazza, siamo tutti in ufficio, ovviamente adesso abbiamo tutti il Green Pass, chi in un modo o chi nell'altro, quindi comunque siamo sotto controllo, manteniamo le distanze ovviamente, però comunque si celebrano i successi tramite festa, ma anche tramite un applauso, ecco. Abbiamo tanti modi e quindi questo tiene le persone davvero unite. E poi si sono create anche tante belle amicizie, ricollegandomi a quello che stavate dicendo prima. Essendo l'età media comunque quella che vi ho raccontato, si sono create tantissime amicizie, i ragazzi a volte si fermano anche dopo in ufficio perché comunque si trovano bene, è un po' il luogo di ritrovo, ecco, quindi questo è quello che sicuramente ci tiene tanto uniti. Bellissimo, ho già paura di sentire Fabio questa cosa. Molto sentito questo spirito gioioso che si vede che ci tenete moltissimo. Fabio. Sì, come sottolineava Loredana, secondo me poi diventa fondamentale il tema della comunicazione, perché poi all'interno delle relazioni, che siano professionali o personali, poi il tema della comunicazione è quello che fa funzionare o non funzionare le cose, che permette di settare poi correttamente quella che è un'aspettativa. Nel senso, anche nelle nostre relazioni personali, di solito sono le aspettative che ci fregano. Credevamo che fosse una cosa, invece non è. E questa aspettativa spezzata spezza poi il filo continuo della relazione. Quindi il tema di comunicare correttamente, in modo anche informale, giocoso, insomma, tutte quelle che sono le informazioni poi necessarie per la propria carriera, per il proprio sviluppo personale e professionale, diventa poi fondamentale per non creare poi aspettative che non possono essere realizzate. Quindi questa diventa una connessione onesta, a volte anche può sembrare, come dire, brutale, però in cui ci si può riconoscere con un tema di sincerità, per cui io non sono, come dire, una persona che se ha qualcosa da dire te la nasconde, sono una persona che se ha qualcosa da dire anche in negativo, insomma, te lo dice poi nei dovuti modi, nei dovuti tempi, e quindi è una persona che in qualche modo è affidabile, una persona alla quale, insomma, la parola puoi credere. Questo diventa importante per il lavoro di HR sicuramente, ma per il lavoro manageriale in qualsiasi modo, nel senso la fiducia diventa poi il collante come dell'organizzazione. E intorno poi a questa fiducia si può costruire, come dire, una relazione più aperta, una gestione appunto degli spazi che è completamente diversa. Noi siamo qui in Corso Combo, in uno spazio che oramai è gigante rispetto a quelle che sono le nostre necessità, insomma, di spazio, visto che anche le persone decidono di stare a casa, di venire quando vogliono, quando possono, e quindi abbiamo tanto spazio. Quindi questo spazio poi lo possiamo utilizzare anche la sera per fermarci e berci una cosa in cortile, ordinare una pizza e mangiarcela fuori finché il tempo, come dire, regge, o di creare appunto eventi diversi. Quando c'erano gli europei, per esempio, ce ne siamo stati parecchie sere qui a guardarli tutti insieme, che era molto più piacevole che stare a casa o fare la fila 16 ore davanti a un locale per stare seduto in un bar e per guardarla poi in un contesto comune. Quindi questa è anche riscoperta, come dire, degli spazi aziendali, non necessariamente come luoghi grigi o del dovere, ma anche come luoghi, insomma, di piacere, di risata, rende, come dire, l'esperienza poi lavorativa molto più piena, insomma. Penso che si sia creato un bel clima. Io personalmente ho molto più piacere a venire al lavoro che stare a casa. Ovviamente non è per la bellezza intrinseca di Corso Como, ma è perché, insomma, ho piacere di incontrare le persone con le quali lavoro tutti i giorni. Certo, bellissime le vostre risposte, vero Franci? Bellissimo. E siete delle aziende, wow, innovative. Proprio, guarda, ci sono delle keywords che stanno venendo fuori, bellissime: comunicazione, fiducia, cioè veramente importante.
creare un clima anche di fiducia, no? E quindi prestare attenzione appunto alla comunicazione, a come dire le cose è fondamentale. Ok. Esatto. Avrei una domanda, abbiamo parlato di Olivetti, bellissimo esempio. Adesso si sente molto delle parole tipo B Corp, società benefit, eccetera. E va molto di moda, diciamo così, parlare delle società che fanno un impatto sociale al di là del fatturato, che aiutano comuni, che aiutano ambiente. Le vostre società che impatto, che valore, che missione hanno? Allora, noi innanzitutto abbiamo, diciamo, una nostra mission, che è quella di sbloccare il potenziale di ogni studente, quindi già di nostro, come vi ho anticipato prima, cerchiamo di aiutare i ragazzi, in questo caso i ragazzi italiani, soprattutto in difficoltà dopo il Covid, a migliorare se stessi, a seguire un proprio progetto, ad acquisire un metodo di studio e, come vi dicevo, ne siamo felici perché tante volte riusciamo a aiutarli veramente e questo dà tanta soddisfazione. Poi, ecco, non strettamente legato alla mission di Go Student, possiamo dire che siamo un'azienda green, per esempio non utilizziamo la carta, ormai siamo totalmente digitalizzati, raramente ci capita di stampare qualcosa. Quindi siamo molto attenti a questi aspetti, cerchiamo anche di aiutare l'ambiente tramite lo smart working, è un po' quello che abbiamo imparato dopo questa emergenza, quindi il fatto di limitare, di limitare gli spostamenti ovviamente aiutano comunque l'ambiente, quindi le persone hanno la possibilità di fare smart working alcuni giorni a settimana e sicuramente questo è un aiuto per il nostro ambiente, ecco. Fabio, cosa potresti dire? Ma guarda, poi quando si parla poi di azienda ci sono secondo me due almeno piani interpretativi, insomma quello alto della vision, della mission aziendale, che anche come nel caso di Flixbus è una mission alta che vuole consentire a tutti i cittadini di poter viaggiare nel modo più economico e più ecologico, come dire, possibile, quindi il verde nella livrea, insomma, dei nostri autobus non è un colore, come dire, casuale, nel senso che nonostante possa sembrare controintuitivo, chiaramente prendere un autobus con 52 persone a bordo, almeno diciamo 26 auto non circolano, e quindi diciamo un esercizio banale di risparmio di emissione di CO2 che insomma è alla portata di tutti. E anche i nostri autobus ovviamente non è che sono i carrozzoni degli anni 80 che vanno a legna, e sono autobus scelti anche insieme al partner con dei criteri di tipo ecologico. Inoltre il tema anche del prezzo permette poi di aprire l'esperienza del viaggio, che riteniamo che sia evolutivamente importante, a tante persone che magari non se lo possono o non se lo potevano permettere, per cui tendenzialmente quando c'era una volta, adesso io sono proprio un boomer, come si chiama il biglietto del treno con cui si viaggiava in Europa, adesso non mi viene un buco di memoria, oggi lo stessa cosa lo puoi fare con un Flixbus, per cui con 50 euro ti puoi attraversare comunque l'Europa. L'Interrail, grande, non mi veniva, ecco, adesso c'è l'Interflix, che è un biglietto aperto con il quale puoi fare il giro d'Europa, insomma, dedicato agli studenti, ma in ogni caso è sicuramente una modalità economica. Però questo è un livello alto, poi di fatto noi che facciamo in tutto questo? Vendiamo i biglietti all'autobus, quindi stringi, è questa quella che è la nostra attività. Quindi il livello poi di responsabilità sociale si deve poi per forza trasferire all'individuo, proponendo appunto delle possibilità, degli spazi, della gestione appunto poi del tempo e dei valori che siano diversi. Si parlava appunto di smart working, è un esempio, ma anche aprire l'azienda a esperienze di volontariato. Noi tutte le conversazioni che facciamo, per esempio, sono persone che vengono a parlare perché hanno il
piacere di parlare, di creare appunto questo network. Questo network positivo che apre poi possibilità alle persone. E quindi l'azienda che uno si immagina, tipo di relazioni che uno si immagina, è quella aperta, in cui questa azienda deve essere una specie di piazza nella quale chi ha piacere di portare valore, di dire cose che sono utili non solo per sé ma anche per gli altri, può venire, può parlare e le porte sono aperte. Questo è il tipo di azienda che vogliamo comprare, che collabora con altre aziende, che lavora con altre aziende. Nel lavorare insieme c'è valore, un valore molto superiore nello stare appunto semplicemente chiusi all'interno di una dimensione unicamente competitiva del business. Quindi al di là poi della ragione giuridica, penso che sia questo tipo di mentalità aperta, collaborativa, che può fare cambiare appunto il tessuto e la mentalità economica, insomma, delle nostre imprese. Bellissimo. Allora, facciamo la prossima, mi dedico alla prossima domanda. Grazie mille per la risposta. Grazie, sì, sono tutte bellissime. Allora, in tempi, diciamo, come quelli che stiamo vivendo adesso, purtroppo a causa pandemia Covid-19, ci ha visti tutti un po' attori di un nuovo profilo, di un nuovo lavoratore in Italia, che è quello lo smart worker, no? Che diciamo, lavorare in smart working ci ha permesso di continuare a lavorare, per fortuna, e quindi anche di vivere serenamente, se vogliamo, l'aspetto continuare a lavorare e tutelando anche un po' la nostra salute, anche se poi qui ci sarebbe da aprire delle parentesi, ma lasciamo perdere. Quello che invece vogliamo sapere da voi è come è stato per voi gestire le persone, le risorse in modalità, in questa nuova modalità, che è la modalità del remoto. Guarda Francesca, noi in realtà siamo nati dopo, diciamo, il periodo peggiore della pandemia, del lockdown. Siamo nati marzo, aprile di quest'anno, per cui in realtà avevamo la possibilità di venire in ufficio, lo abbiamo fatto e lo stiamo facendo il più possibile, proprio perché, essendo una scale up, abbiamo la necessità di conoscerci, di fare gruppo, di stare assieme. Quindi tieni conto che i primi mesi abbiamo voluto questa cosa un po' in controtendenza, proprio per cercare di creare le fondamenta che poi sono state quelle che ci hanno permesso di crescere così tanto, soprattutto a livello italiano. Una volta, diciamo, trascorsi i primi mesi così, abbiamo, diciamo, dato la possibilità alle persone di organizzarsi, di fare le giornate di smart working, una o due a settimana. In realtà durante l'estate sono state anche di più, perché ovviamente c'è la fiducia nelle nostre persone, per cui sappiamo che quello che fanno in ufficio lo possono fare tranquillamente anche da casa. Ovviamente il nostro business lo consente, quindi sostanzialmente non cambia nulla. Ti devo dire che in realtà, nonostante ci sia questa possibilità, le persone amano comunque venire in ufficio, tendenzialmente prendono pochi giorni di home office, proprio perché forse dopo il periodo che abbiamo vissuto, non ti nego che le persone hanno bisogno di stare insieme, di socializzare, ecco. Quindi noi lasciamo libera questa cosa, e quello che abbiamo notato e osservato e che spesso sono tutti lì, sono tutti in ufficio. Quindi l'importante è avere la possibilità di farlo. Chi ha bisogno sa di poterlo fare, di poterci chiedere tranquillamente questa cosa, e poi, insomma, ognuno fa quello che preferisce. A volte ci sono delle giornate, essendo in tanti, ci sono delle giornate in cui si ha bisogno di stare a casa per concentrarsi meglio, altri giorni in cui si ha bisogno della forza e l'energia del gruppo per poter dare il meglio di sé. Ecco. È un po', dipende un po' tanto dal ruolo, dai giorni, dai momenti, però ecco, sicuramente avere la flessibilità di farlo, questo è importante. Noto anche che c'è una grossa richiesta da parte dei candidati di questa tipologia di lavoro.
Sicuramente le cose sono cambiate rispetto ad una volta, in effetti tante persone richiedono, ce lo richiedono, ecco. Per cui sì, ovviamente siamo aperti a questo, tra l'altro stiamo anche assumendo ultimamente delle persone che lavoreranno totalmente da remoto. Ecco, se poi si formeranno dei piccoli nuclei nelle varie città, magari apriremo anche delle sedi in uno spazio di coworking dove, come siamo ora. Ecco, però diciamo che il nostro punto di vista, che poi è quello della casa madre, è assolutamente la flessibilità e la fiducia nelle persone. Grazie Loredana. E Fabio, andiamo. Sì, per noi, come dire, l'abitudine allo smart working non è stata difficile, nel senso che stavamo lavorando sul tema dello smart working già da anni, e da anni era una possibilità che quindi non è stata accesa con l'emergenza, ma era una situazione che era già possibile per le persone da almeno 3 anni. Quindi nel momento in cui è stato poi necessario, non era possibile fare altrimenti, non c'è stato, come dire, un bagno freddo o mamma mia che sta succedendo da parte delle persone. Perché il tema poi abilitante dello smart working è la cultura aziendale, non è portare il PC e stare a casa, se no, come dire, non è che sta cambiando molto, se non il luogo da dove fai la prestazione. Il tema è la qualità della cultura appunto manageriale che sta sotto il rapporto di smart working, che significa lavorare per obiettivi e non misurando il tempo. E questo cambiamento abbiamo ancora strada da fare come paese e come sistema appunto di imprese. Quello che per me è sempre abilitante in queste situazioni deve essere comunque la scelta. Non c'è una risposta che va bene per tutti, non è bello per tutti lavorare a casa, non è bello per tutti lavorare in ufficio. Quindi la persona deve essere libera di scegliere. Quello che cambia in questo contesto è che la situazione dell'ufficio diventa completamente diversa, per cui non è più la specie di tempio dove si svolge la liturgia della pausa caffè, del lavoro come l'abbiamo sempre conosciuto, 10 alle 18, mezza giornata, queste cose qui. Bisogna dare alle persone nuovi motivi per venire in ufficio se vogliamo che vengano in ufficio. E quindi ripensare all'ufficio appunto come, diciamo, come uno spazio aperto, come uno spazio di aggregazione in cui anche il fattore di socialità non solo sia incidentale ma sia fondamentale nella motivazione delle persone ad andare in ufficio. Quindi questi sono poi i veri cambiamenti che poi aspettano soprattutto le organizzazioni che hanno dovuto adottare lo smart working in modo emergenziale, che quindi tutto, diciamo, o gran parte dello sforzo è stato quello di dotarsi di un'infrastruttura tecnologica per poter lavorare da casa. Ma questo è solo una parte fondamentale, certamente, del cambiamento necessario, che, ripeto, è principalmente culturale, è comunque sempre fondato sulla scelta, per cui noi rimarremo poi smart working libero di fatto anche in futuro, le persone saranno libere di scegliere dove lavorare, lavoreremo sul layout degli uffici, sul contesto dell'ufficio, sul lavorare insieme, perché pensiamo che ci sia valore nello stare insieme, che sia importante comunque sviluppare, come dire, un'appartenenza, un senso di comunità, ma dobbiamo dare alle persone delle ragioni per, e non perché lo diciamo noi, e quindi su questo bisognerà lavorare. Interessante, mi trovi d'accordissimo sul discorso libertà, si parla molto in questi giorni di questa modalità ibrida, no? Di 2 o 3 giorni in ufficio, 2 o 3 giorni a casa, c'è tanto rumore su questo tema, quindi io invece sostengo che lasciare la flessibilità, la libertà di scegliere sia fondamentale per le persone, per il benessere, per la salute anche delle persone, perché non tutti, ad esempio io è da 1 anno e mezzo, anzi più, ormai sono quasi 2 anni che sono sempre in smart working, ma lo chiamo home working perché sono sempre chiusa dentro casa a lavorare, no? Quindi per assurdo ci sono stati dei giorni difficili che desideravo comunque poter andare in ufficio. Quindi anche portare lo smart working troppo all'estremo, dove uno è per forza costretto, non è detto che possa portare poi dei risultati positivi. Teoricamente sì, però
Quando c'è la libertà, allora sì, possiamo trarre sicuramente risultati positivi, concreti. Grazie Fabio. Andiamo con la prossima domanda. Faccio la mia domanda preferita sulle pratiche della felicità, perché dell'evoluzione abbiamo già parlato, delle fioriture abbiamo parlato. Adesso domanda personale. Allora, Fabio e Loredana, voi che pratiche della felicità quotidianamente al lavoro, quando siete giù di morale, quando la giornata è molto stressata o quando tutto è andato storto? Sentiamo. Allora, beh, io ho la mia tisana, quella che poi ci avevano regalato Dani e Vero, io ho continuato a comprarle, quelle della Yogi Tea, se non ricordo male. Mi è rimasta nel cuore, per cui esatto, quando sono un po' tesa, ho bisogno di rilassarmi, ho bisogno di un po' di felicità, mi faccio una tisana e respiro un attimo, ecco. E, esatto. E poi sicuramente fare due chiacchiere con i colleghi è bello, quindi magari esco un attimo in terrazza, faccio due chiacchiere con loro, insomma è sempre bello uscire dall'ufficio, perché a volte siamo fin troppo rintanati dentro, no? Con tante cose da fare, e si perde un po' anche il bello di ritrovarsi, di chiedere semplicemente come stai, come vanno le cose. Quindi ecco, anche in pausa pranzo mi piace passare un po' il tempo con tutti quanti, e sicuramente mi rendo conto che torna il sorriso, che si ricominciano a guardare le cose con occhi diversi. E ecco questo. Poi abbiamo fatto l'altro giorno una giornata di yoga e meditazione per la prima volta. Sì, quindi sì, beh, è una cosa che io faccio a casa e devo dire che i ragazzi hanno apprezzato veramente tanto. Speriamo di poter continuare a farlo, perché la mezza mattinata che la persona che abbiamo chiamato ha messo a disposizione è stata totalmente piena. Quindi vediamo di continuare. Cerchi di portare quello che sono un po' le tue routine, le tue pratiche della tua routine giornaliera anche un po' in ufficio, cerchi anche quello di... Tu dici, sì. Ho visto che su di me hanno avuto degli effetti decisamente positivi, perché non portarli in azienda? Esatto, sicuramente questo funziona. Poi devo dire che noi utilizziamo Slack, ci sono dei canali anche di intrattenimento, insomma non solo lavorativi, tra cui c'è GoPets, giustamente noi utilizziamo il Go per tutto, dove amiamo postare le nostre foto dei nostri animali, ed è molto carino, insomma quando si vuole fare un attimo un break, anche quello è divertente, si vedono queste foto... insomma le più strane, le più simpatiche dei nostri cani e gatti, e quindi ecco, sicuramente strappano il sorriso. Assolutamente sì, quindi avete creato anche una community, diciamo, delle varie pratiche. Sì, assolutamente, c'è il canale dedicato agli animali, c'era un canale dedicato al fitness, quindi facevamo il martedì del fitness, quindi c'era un canale dedicato. Sì, ecco, secondo me è una cosa che possiamo sviluppare maggiormente. Poi abbiamo fatto anche noi delle iniziative legate agli europei, quindi il canale sugli europei. Ogni tanto, poi abbiamo il venerdì, un venerdì al mese, dove possiamo indossare le t-shirt delle nostre band preferite. Insomma, quindi sono cose simpatiche. Ecco, quel 5 minuti, 10 minuti che puoi dedicare a queste cose mettendo una foto, sentendoti parte del gruppo, sicuramente aiutano a sentirsi più felici, perché comunque parte veramente di un qualcosa. Ecco, questo almeno mi fa star bene. Non posso dedicare tantissimo tempo a queste cose, mi dispiace, però ecco, il tempo che dedico è sicuramente molto bello. Bellissimo, grazie Loredana, grazie mille di questo tuo intervento. E Fabio, vediamo un pochino le tue di pratiche della felicità. No, si dice che diciamo, il concetto base della scienza della felicità è proprio quello che la felicità non è soltanto un'emozione, quindi ci dobbiamo spostare un po' dal suo significato edonico a un altro tipo di significato, che la felicità è una meta competenza che noi possiamo allenare, quindi è possibile allenarla nel suo significato edonico. Cosa ne pensi, Fabio? Vediamo un pochino. Cos'è per te la felicità e quali sono le tue pratiche che svolgi quotidianamente?
Ma insomma, cos'è la felicità? È una domanda un po' troppo grande, insomma, per le mie possibilità attuali, nel senso, spero di poter rispondere, come dire, in futuro. Chiaro, ci sono cose che mi fanno stare meglio di altre e che, come dire, hanno un effetto immediatamente benefico su quello che appunto è il mio umore. Essendo qui in una situazione assolutamente appunto informale, in cui si è trasmessa una cultura poi dell'obiettivo, insomma, più che del tempo, anche in un contesto lavorativo, cioè a me capita di uscire e andarmene, come dire, in palestra, fare un po' di attività fisica, anche se sono le 11, se sono le 3 del pomeriggio, e ovviamente non ho altri impegni di qua di là, ma sento la necessità, come dire, di muovermi. Poi a seconda poi della situazione dell'orario, qui la tradizione, come dire, della birretta, come dire, in ufficio è abbastanza un detox che ci concediamo di fatto quasi tutte le sere, ed è una pratica, boh, i puristi, come dire, del corpo come tempio non saranno d'accordo, però chi se ne frega, non voglio vivere 100 anni, qualche birretta me la posso concedere e pazienza, la smaltisco con tutto il resto della fatica degli sport che facciamo. E poi è bello vedere che poi, che hanno questo contesto informale, si creano poi, al di là della quello che cerchi poi di stimolare in modo come istituzionale, insomma, come azienda, poi dei gruppi con i quali poi diventano poi amicizie, con cui vai a fare la gita in montagna sempre, con cui fai la cacciata lunedì, persone con cui vai a fare il corso di teatro giorno X, e quindi si creano delle piccole, insomma, comunità nella comunità, che si aggregano intorno a interessi e che poi trovano diversi canali per iscrivermi. Noi abbiamo i canali istituzionali su Teams, a volte funzionano, a volte non funzionano. Abbiamo 174 gruppi, come dire, di WhatsApp, in cui coinvolgono le nostre persone, qualcuno c'è, qualcuno non c'è, non importa, come dire, non è che deve essere inclusione per tutti, deve essere inclusione in base poi alla piacevolezza, alla passione, come dicevo sempre, la scelta è poi quella che abilita. Io non lo so cos'è appunto la felicità, non posso neanche insegnarla a tante persone. So che è sicuramente a che fare con la libertà e con la scelta. Se mancano queste due condizioni, non credo che si possa andare verso quella strada, ecco. Assolutamente, grazie Fabio. Sentiamo un pochino, Diana, quali sono le tue pratiche? Dai. Le mie, wow, Franci, oh mio. Io non sono preparata a rispondere, però vabbè, a me piace fare le passeggiate. Io spesso faccio anche delle call mentre cammino, cerco ovviamente di togliere poi audio se ascolto. Anch'io, come Loredana, assumo tantissime tisane, sono ucraina, quindi sono abituata a bere 5-6 al giorno, anche all'estate, che è una cosa stranissima per voi, ma è così. E poi, cos'altro? Meditazione, spesso, lo sport, vado in palestra, esco con i miei amici, socializzo. E tu, Franci, tu che fai? Io poi penso... ho scoperto dopo il corso, dopo che mi sono certificata come Chief Happiness Officer, abbiamo creato un piccolo gruppo di persone, quindi adesso sono amiche, un gruppo di meditazione, dove ci sta anche Loredana e anche tu, Diana, se non erro, ci siamo conosciute in questo corso, e devo dire che ho scoperto questa pratica bellissima, a me... sconosciuta, non mi ero mai avvicinata al mondo della meditazione così profondamente. Devo dire che soprattutto in questo periodo, in questi 2 anni, soprattutto mi è servito tantissimo, tanto tanto, e per ritrovare un pochino quella centratura che mi serviva un pochino con me stessa. Poi mi piace camminare quando posso. Sto cercando anche di provare con un'alimentazione un pochino più corretta, un po' più sana, non che io prima chissà cosa mangiassi, però insomma sto cercando, insomma, di ritrovare un benessere anche alimentare, e soprattutto cerco di ritagliarmi del tempo per stare anche con la mia famiglia, di godermi, insomma, mio figlio. Ma soprattutto una pratica che mi rende felice è la meditazione, quello sì. E anch'io, come Fabio, ogni tanto ho bisogno di
tra virgolette evadere, ma è un evadere per respirare aria e per scaricare un po' la tensione. E quindi mi piace molto andare al parco che ho qui vicino casa, quindi in mezzo alla natura, anche stare in silenzio mi piace moltissimo. Quando non posso uscire, magari mi metto nella mia poltroncina, anch'io con una bella tisana, con il tè matcha, ho scoperto questo tè matcha con le sue fantastiche proprietà, mi rilasso in questo modo. Ottimo, bravo Franci, sei molto attiva. Vabbè, siete anche voi tutti attivi. Oh, questo webinar oggi, vero Franci, che sono incompatibili, preparatissimi. Qualsiasi domanda che lo chiedi ti danno 10 risposte varie e non so più cosa chiedere. Siamo veramente, no, veramente siamo molto contente. E vi ringraziamo di aver accettato questo invito, anche perché, come vi abbiamo già detto quando ci siamo incontrati, vi seguiamo tantissimo nelle vostre attività, sui vostri social e ci avete molto molto colpiti. Chi in un modo, chi in un altro, no? Cioè, Fabio, mi piace moltissimo questo tuo approccio molto schietto, sincero nei tuoi post, nelle risposte che dai ad altri post. E si sente molto questa ricerca, cioè questa libertà, questa flessibilità, no? Che tu oggi ci hai dato come veramente chiave di lettura su come poter gestire le risorse umane, no? Per farle evolvere, fiorire, sì, per renderle felici. Quindi il driver è proprio questa, renderle libere, no? Lasciarle libere, più che renderle, lasciarle libere di scegliere. E Sì, ma io anche dico quelle dame, imparare a essere liberi, perché poi la imparare, libertà ecco, oggi ci è un alleniamo anche po' questo, qualsiasi. fraintesa. Sembra che la libertà sia fare quello che si vuole, ma io mi ricordo c'era la canzone di Gaber, se non sbaglio, che diceva che non è stare sopra un albero la libertà, ma è partecipazione e responsabilità. Quindi la libertà va insegnata, va allenata. Insomma, le persone non è che, come dire, la libertà, appunto, come dire, è l'assenza di vincoli. Ecco, mettiamola Assolutamente. così. Certo. Anche Loredana, grande professionista, si sente grande professionalità. Vi ringraziamo tantissimo per le vostre risposte, per la partecipazione. Soprattutto vorrei augurare tanta felicità ai vostri colleghi, a voi per primis, alle vostre organizzazioni illuminante. È davvero un ottimo esempio per economia italiana, come si può guadagnare e avere un clima positivo all'interno di un'azienda, avere un impatto sociale molto forte, siete un esempio davvero per altri. Assolutamente, infatti anche Loredana a me ha colpito moltissimo il suo grande entusiasmo, no? Quando lei parla delle cose che fanno in ufficio si vedono questi occhi che brillano, questa è una cosa bellissima, ti fa onore perché ti rende proprio quelle scintille del senso di appartenenza nel tuo ruolo in primis e anche nella tua società. Poi sei un esempio anche di resistenza, di resistenza anche al cambiamento, perché non so, non tutti sanno, possiamo dire, tu prima lavoravi in un altro posto, insomma, quindi hai fatto questa evoluzione, se vogliamo, in questa società bellissima e quindi, insomma, hai saputo sicuramente con grande entusiasmo portare la tua professionalità che ti contraddistingue e siamo molto contenti. Grazie per questi esempi, grazie per le vostre risposte, per la vostra partecipazione. Sicuramente abbiamo dato, spero e mi auguro, diciamo un valore aggiunto per chi vuole occuparsi della fioritura delle risorse umane o delle umane risorse, le umane persone, come diciamo sempre noi. Un saluto, un abbraccio, tanta felicità a voi. Grazie, grazie Continuate a voi. in questa direzione, ad essere dei grandi esempi con le vostre azioni quotidiane, concrete e anche sui social, che si vede tantissimo.
tantissimo. Grazie mille. Grazie. Ci vediamo nella sesta puntata, domande ne ci sono, vi ringraziamo ancora. È già bella pronta per una nuova sessione. A breve su questi schermi ci sarà un'altra puntata, dai. Una sesta puntata. Buonasera a tutti, grazie, grazie a tutti. Buonasera. Buona serata. Buonasera. Buonasera. Ciao. Ciao, ciao, ciao.